e bentrovati telespettatori di RTA al nostro telegiornale, oggi davvero ricco di notizie, quindi partiamo subito con la cronaca. Nel territorio di Berceto in questi giorni vi sarebbero alcuni individui che si aggirerebbero per le case spacciandosi per tecnici dell'acqua o del gas. Il sindaco Luigi Lucchi non è stato avvertito, dice, di nessun tipo di sopralluoghi e pertanto invita chiunque si ritrovasse alla porta della propria abitazione di non esitare intanto a non farli assolutamente entrare e poi di avvertire i carabinieri chiamando lo 0525 64255. Questo numero è valido solo per il territorio del comune di Berceto. Ovviamente però i fatti sono stati segnalati principalmente nel comune di Berceto, ma potrebbero verificarsi un po' ovunque sul nostro territorio. Per tutti l'invito è, in caso di situazione non chiara, intanto lo ribadiamo, di non lasciare entrare nessuno nella vostra abitazione e poi di chiamare immediatamente le forze dell'ordine al 112. È convocato tra poco alle 20.30 il Consiglio Comunale a Bedonia per discutere di 6 punti all'ordine del giorno che prevedono tra l'altro l'approvazione del nuovo regolamento di contabilità, l'assestamento generale definitivo, la rinegoziazione dei mutui casa per l'anno in corso e la raccolta differenziata rifiuti solidi urbani nel comune con approvazione del capitolato e relativa convenzione. La provincia di Parma, Servizio Viabilità, comunica che sulla strada provinciale numero 15 di Calestano-Berceto verrà interrotto totalmente il transito veicolare al chilometro 39.900 nel comune di Berceto dalle ore 8 alle 12.30 di domani, sabato 21 novembre, per l'esecuzione di lavori di posa di una condotta idraulica. Dunque ci siamo, lunedì grande appuntamento con il convegno sulla sanità. Ci sarà ovviamente anche il primo cittadino di Borgotaro, Diego Rossi, a fare gli onori di casa. Ci sarà anche il primo cittadino di Borgotaro, Diego Rossi, che è anche presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto Sanitario Valli Taro e Ceno, a fare gli onori di casa al convegno incentrato sulla sanità, in programma per lunedì prossimo a partire dalle ore 9 nella sala convegni di Palazzo Tardiani. Importante perché il tema della sanità è un tema assolutamente centrale nella tenuta dei servizi anche sul nostro territorio, un tema oggi in discussione anche a livello nazionale, e quindi il convegno di lunedì 23 ci darà l'occasione di confrontarci con rappresentanti ai massimi livelli sia della politica che delle aziende sanitarie su questo tema, con un occhio di riguardo e di attenzione per quelle che possono essere e devono essere le prospettive non solo di consolidamento della nostra struttura ospedaliera Santa Maria di Borgotaro e di tutta la rete dei servizi sociosanitari presenti sul nostro distretto, ma anche con uno sguardo a quel rafforzamento sul tema della qualità dei servizi e dell'ulteriore potenziamento che è assolutamente necessario per rendere ancora più certa la struttura dei servizi sanitari sul nostro territorio. Oggi abbiamo alcune linee guida cardine che ci arrivano dalla Regione, è in discussione in questi giorni il piano del riordino ospedaliero della Regione, sarà quindi l'occasione anche con l'assessore regionale di affrontare con lui nel merito e nel vedere illustrate queste linee che partono da un presupposto, cioè una rete ospedaliera che vede Borgotaro insieme a Fidenza e Parma come punti di riferimento dei servizi sanitari ospedalieri su tutta l'ambito provinciale. Partiamo da questo per mantenere alta l'attenzione e naturalmente anche lavorare affinché ci sia anche non solo attenzione ma ulteriore potenziamento e investimento sul futuro. Ed è la prima volta in assoluto che la Valtaro ospita un convegno di queste dimensioni con importanti esponenti del settore sanitario. Fra tutti spicca la presenza del sottosegretario di Stato al Ministero della Salute Vito De Filippo. Con lui ci sarà l'assessore alle politiche e alla salute della Regione Emilia-Romagna, Sergio Venturi, l'onorevole Patrizia Maestri e numerosi dirigenti dell'AUS locale e provinciale. Giuseppina Frattini, direttore del distretto sanitario Valli Taro e Ceno, Ettore Brianti, direttore sanitario dell'azienda USL, il direttore generale dell'AUSL, Elena Saccenti, ancora il direttore dell'azienda ospedaliera universitaria di Parma, Massimo Fabi. A fare gli onori di casa al segretario confederale di zona Valtaro Valceno della CGL, che ha il sindacato che ha promosso l'evento. I lavori saranno introdotti dalla responsabile provinciale funzione pubblica della CGL di Parma, Rosalba Calandra Checco, mentre le conclusioni saranno affidate a Massimo Bussandri, segretario generale confederale CGL Parma. Tra poco alle 20.30 presso la sala del Consiglio Comunale di Berceto
è organizzato un incontro dall'amministrazione dove si parlerà di Villa Berceto per l'uso della piscina riscaldata, l'uso della palestra e l'uso della biblioteca che si trovano tutti all'interno di questa villa. È una struttura molto bella, già utilizzata per biblioteca, palestra, solarium estivo e residenza. Ora con il riscaldamento accippato è possibile utilizzare al meglio anche la piscina con corsi di nuoto per bambini, per adulti oppure individuali. Domani alle ore 10:30 l'amministrazione comunale di Bedogno organizza l'incontro Diamo valore alla nostra terra coltivando sviluppo e innovazione che si terrà presso il centro civico La Peschiera. Inizierà, come vi dicevo, alle 10:30 con i saluti del sindaco di Bedogno Carlo Berni e l'introduzione di Pierluigi Ferrari del Consorzio Comunale Parmensi. Seguiranno gli interventi di Gianna Claudia Orlandini, Gianpaolo Serpagli, Alessandro Cardinali. Le conclusioni ancora curate da Pierluigi Ferrari e Carlo Berni. Ovviamente i cittadini sono invitati. In concomitanza con la ricorrenza del 4 novembre è venuta d'obbligo una riflessione sulle guerre, sui caduti e sul loro ricordo. Siamo tornati al Monumento dei Caduti, qua nei Giardini 4 novembre, qua a Borgotaro, perché girando nelle frazioni nei giorni scorsi, quando si è festeggiato giustamente la fine di una guerra, l'immolarsi di tanti giovani, abbiamo visto una cosa sconvolgente. Tante frazioni non hanno più di abitanti, però hanno ancora il Monumento dei Caduti. Meno male che c'è il Monumento dei Caduti, che ci deve far riflettere, ma non per fare della retorica, perché Pontolo, non c'è più nessun abitante intorno a una chiesa, c'è solo un cimitero, ci sono delle case abbandonate e il cippo è caduto, tanti caduti, decine di morti. Qua siamo a Borgotaro, sono centinaia i morti che le guerre hanno chiesto a questa comunità e per cui non ci siamo più ripresi. Bardi, l'amico Beppe Conti negli anni scorsi ha scritto un libro, ha raccolto centinaia di morti, centinaia di feriti, centinaia di persone che sono state distrutte dalla prima guerra mondiale, nonché dalla seconda guerra mondiale. Basta pensare alla Randora Star, che sono caduti civili di una guerra. Bene, la montagna ha continuato a pagare per decenni questo fatto, che i suoi giovani, quelli che le forze, le braccia, le famiglie, hanno perso. Quindi, quando andiamo a cercare i motivi del declino e tanti arrivano a dare dei giudizi, a dare delle ricette, a dare delle idee, bisogna partire da questo, che la montagna ha sempre pagato un tributo di sangue enorme, di giovani, di forze, di idee, di futuro. E purtroppo ce lo ricordiamo solo intorno al 4 di novembre, magari in maniera anche distratta, come è successo al sottoscritto, che guardando, girando per le frazioni, facendo il pezzo per la TV, è caduto su un cippo e ha visto che di una intera frazione oggi rimane solo quello. L'amministrazione comunale di Borgo Val di Taro vi ricorda che domani scade il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione ai corsi serali per adulti di lingua inglese e francese di primo e secondo livello organizzati in collaborazione con il Centro Provinciale Istruzione Adulti di Parma. Ci fermiamo per qualche attimo di pubblicità. Torniamo tra poco.